venite con noi a visitare il monastero di Santa Chiara. Volentieri. Convento, ospedale, sede dell'Isia. Santa Chiara ha avuto molte vite nei suoi 600 anni di storia. In questi luoghi aperti per due giorni a turisti e curiosi ci passeggiava prima la moglie del Duca Federico. In questo modo noi facciamo conoscere sempre di più a tutti ciò che in realtà è già nostro. Perché entriamo gratuitamente in queste strutture? Perché siamo anche noi proprietari di questo. E per un giorno speciale servono guide speciali, 30 piccoli apprendisti ciceroni, i ragazzi della scuola Media Pascoli, che hanno fatto scoprire al pubblico le bellezze dell'ex convento. Un tour di un'ora tra i cartoni di Pietro di Cortona, il refettorio, oggi aula universitaria, e i piccoli resti del passato come la lavanderia. Qui era posizionato un cestello con cui raccoglievano l'acqua del pozzo, che è ancora presente oggi. Poi la mettevano in questa vasca con cui lavavano il panni a mano con la cenere. Oltre 2000 le visite per una primavera FAI di grande successo. Noi siamo di Urbino, siamo venuti apposta a vedere il palazzo perché se lo conoscevo di fama, ma non avevo mai avuto occasione di vederlo. È fondamentale per la conservazione è che i ragazzi da quest'età ancora più piccoli comincino a conoscere i monumenti. Lo conoscono, lo studiano, lo apprezzano e lo conservano. Questo è fondamentale. Bravi. Grazie.